Studio9TV.com. Siamo con Don Vincenzo Lunato, parroco della parrocchia qui del Carmine, San Matteo al Carmine, ma anche presidente dell'associazione L'Atto Mio Figlio. E qui è organizzata l'accoglienza di profughi ucraini. Benvenuto qui su Studio 9 TV, Don Vincenzo. Allora, ci dica quanti profughi stanno qui ora ospiti della vostra struttura parrocchiale? Innanzitutto salve a tutti quanti. Stiamo ospitando già da diversi giorni 13 ucraini. Sono 5 bambini e gli altri sono tutti quanti adulti. Donne o anche uomini? C'è una coppia di anziani, lui ha 82 anni e lei ne ha 81, e sono tra i primi che sono arrivati qui a Lucera. E poi gli altri sono tutte donne, mamme, nonne e bambini. Abbiamo anche un bambino molto piccolo, ha soltanto 10 mesi. Quindi la mamma è giovane. La mamma ha 3 figli, quindi sono fuggiti mamma, i tre figli, e il marito è rimasto lì come soldato per la guerra. Da che zona dell'Ucraina provengono? Allora, la maggior parte vengono da Kiev, dalla capitale. Sono diversi nuclei familiari, quindi non è lo stesso nucleo familiare. Noi abbiamo avuto, è arrivata prima una donna da sola, poi sono arrivate la coppia e una loro vicina di casa, e queste sono tutte quante persone grandi di età. Poi è arrivata una nonna, una figlia e una bimba di 6 anni e con loro un'altra mamma con 2 figlie femmine. E per ultimo è arrivata questa mamma con 3 bambini. Stiamo accogliendo, poiché l'appartamento è abbastanza grande, allora abbiamo scelto di accogliere soprattutto donne, ma difatti soltanto le donne stanno uscendo dall'Ucraina, per cui sono donne e bambini. Se sono uomini, sono o ragazzi sotto i 18 anni o sono adulti sopra i 60. Ma se sono venuti in ordine sparso, quindi non sono venuti tutti insieme, non hanno fatto un unico no, viaggio? No, sono venuti a gruppi diversi, ogni 2 o 3 giorni arrivava qualcuno. Hanno raccontato come sono arrivati qui, come sono riusciti ad arrivare? Allora, noi sappiamo soltanto che sono arrivate, ad esempio, l'ultima famiglia, la mamma con i 3 bambini, hanno atteso al confine per 5 giorni che qualcuno potesse dare loro una sistemazione. Sappiamo che sono arrivati qui a digiuno e stanchi morti, perché noi nel momento in cui davamo il nostro ok, nel giro di qualche ora partivano dalla Polonia e arrivavano a Bari o arrivavano a Roma, dipende poi dal percorso che hanno fatto. Non abbiamo ancora avuto con loro, intanto c'è bisogno di un interprete perché loro parlano o russo o ucraino, con qualche parola di inglese, ma soltanto alcuni di loro parlano un po' inglese. E quindi per adesso gli unici contatti sono stati attraverso gli interpreti. E abbiamo avuto altro da chiedere, da spiegare, per cui come funziona la casa, cosa mangiano, cosa poteva servire, indumenti, scarpe, eccetera. Per adesso loro sono ancora molto spaventati, per cui hanno paura di uscire, non vogliono uscire, dicono che sono molto stanchi, hanno bisogno soltanto di riposare. Credo che nei prossimi giorni, quando familiarizzeremo un po' di più, sarà anche possibile magari chiedere un po' se vogliono sapere un po' la loro storia. Certo, venendo qui a consegnare un po' di roba per loro, abbiamo incontrato un prete che sarebbe ucraino, se non ho capito male. Sì, sì. Non era con loro? No. Si chiama padre Oleg Gregorets, è un sacerdote ucraino che da alcuni anni vive a Foggia e si prende cura di tutti gli ucraini che sono residenti in Puglia. In Puglia abbiamo, se non erro, circa 1000 presenze di ucraini, anzi, per essere preciso, la maggior parte sono tutte donne.
che sono badanti, semmai sono che già badanti. Lavoravano qui in Puglia per già da anni. Lavorano qui, vivono da anni, e anche a Lucera. Lucera abbiamo 23 ucraini, di cui 19 sono donne, che lavorano qui da anni. Fanno servizi, fanno le badanti, assistono i nostri anziani, fanno le notti. E questo sacerdote si cura la loro spiritualità, per cui celebra per loro. Io lo conosco perché viene qui in parrocchia da 7 anni. Viene regolarmente qui, si raccolgono gli ucraini di Lucera e dei dintorni. Io gli ho offerto la chiesa per poter celebrare la loro Eucaristia, nella loro lingua, nella loro liturgia. No, loro sono cattolici di rito orientale. Sono cattolici. E sto padre dove risiede? Risiede a Foggia, alla parrocchia di Foggia. Risiede a Foggia, alla casa del clero, dove vivono altri sacerdoti, e si muove un po' in tutta la Puglia secondo il calendario. Di che cosa hanno bisogno di questi nostri amici ucraini profughi ora qui? Allora, loro sono arrivati con uno zaino o una piccola borsa. Quindi immaginate un poco cosa ci poteva essere dentro questo zaino. Inizialmente avevano bisogno di tutto, dico tutto significa tutto, cioè dai calzini all'intimo a un giaccone pesante. In questi giorni abbiamo già provveduto, per cui non c'è più bisogno di questo. C'è stata molta generosità, le famiglie di Lucera hanno risposto molto bene, appena hanno saputo si sono fatti in quattro, è arrivata tanta roba, anzi adesso dobbiamo un poco frenare questa generosità per due motivi. Uno, perché adesso li abbiamo, si può dire anche se sembra brutto, li abbiamo rivestiti. Due, perché loro non staranno qui 10 giorni o 15 giorni. Considerata che la guerra non è finita e considerato che lì è tutto distrutto, temiamo che resteranno ospiti da noi forse per un tempo molto lungo, e quindi il mio invito è spalmiamo nel tempo questa generosità. Il rischio è che domani arrivino 10 kg di pane e il mese prossimo siamo costretti ad andarlo a comprare perché nessuno più si ricorda di loro. E domani arrivino 10 kg di arance o di mandarini e poi fra 2 mesi restano senza frutta o senza... Per cui chi vuole partecipare, grazie, chi ha già partecipato, grazie comunque, però facciamolo anche con gradualità, perché io ho paura che loro avranno bisogno della nostra accoglienza ancora per tanto, tanto tempo. Questa accoglienza ora sarà coordinata con la Caritas, con la Diocesi, si creerà una rete di assistenza o farete comunque come attività propria, se possiamo dire così in modo quasi brutale? Allora, questa iniziativa è legata ad un comitato che è nato qui a Lucera. C'è un comitato fatto di associazioni, infatti noi accogliamo questi amici ucraini come associazione L'altro mio figlio Onlus, che è un'associazione che esiste a Lucera, in Italia, non a Lucera soltanto, da circa 20 anni, e si occupa dei bambini che soffrono. Questa associazione si occupa dei bambini che soffrono, in modo particolare dei bambini poveri. Pensiamo all'Africa, pensiamo all'America Latina, ma anche a situazioni di emergenza del nostro paese. Adesso è nata questa emergenza legata alla guerra, qualcosa di brutto, di tremendo. E quindi c'è stata questa chiamata di tutte le associazioni lucerine, L'altro mio figlio ha partecipato, si è organizzato, ha chiesto partecipazione, ha chiesto collaborazione, l'ha ottenuta. E la parrocchia del Carmine ha messo a disposizione 2 appartamenti e quindi siamo riusciti ad accogliere questi ucraini. Ultima curiosità, sono arrivati, come sono arrivati? Via mare, via treno, via pullman? Allora, che io sappia, sono arrivati soltanto 2, credo, col treno, e tutti gli altri con un volo diretto Cracovia-Roma o Cracovia-Bari. Poi a Bari siamo andati a prenderli noi,
ripeto, c'è questo comitato che in qualche modo si è diviso i compiti, per cui c'è chi pensa a farli partire, c'è chi pensa ad andarli a prendere a Bari o magari alla stazione di Foggia, c'è chi pensa ai tamponi, ai documenti per la prefettura. Non è proprio facile, però ci stiamo coordinando e finora sembra che vada tutto bene. Quindi l'accoglienza anche a livello di documenti, di, proprio di, secondo le leggi, insomma, per la loro permanenza, hanno un permesso di soggiorno? Hanno un permesso di soggiorno. Ci sono delle regole anche abbastanza stringenti, per cui entro, non so, 48 ore devono dichiarare la loro permanenza, la loro residenza, si devono presentare. Sì, c'è tutta una procedura e delle pratiche che vanno comunque assolte. Ripetiamo anche a livello dei bambini, non esiste nessuna possibilità che ci sia un'adozione, vero? Questo vogliamo ribadire, perché tanta gente ha fatto richiesta di affido, di accoglienza nei propri casi se dovesse essere necessario. Vogliamo chiarire questo aspetto, don Vincenzo? Allora, l'Ucraina ha un problema che è quello degli orfanotrofi, chiamiamolo problema, cioè ci sono molti bambini che vivono abbandonati dalle famiglie, dai genitori, o perché malati o perché comunque, anche se sani, sono abbandonati dalle famiglie e vivono negli orfanotrofi. Se non erro, ce ne sono 623 di orfanotrofi in Ucraina. Se anche poco ne mettiamo 20 o 30 di bambini in un orfanotrofio, il numero sale a migliaia di bambini. Dovrebbero essere circa 600.000 i bambini in questi ambienti. E infatti c'è il problema: che fine stanno facendo questi bambini adesso sotto le bombe? No? Si parlava di facilitare le adozioni, però per adesso non è possibile prendere un bambino e portarlo a casa. Adesso i bambini che arrivano con le mamme, e penso che sia la cosa più corretta, per cui se tu vuoi avere un bambino devi accogliere anche la mamma. Questi bambini già vivono lo shock, il trauma di un'altra lingua, un altro ambiente, nel giro di 24 ore passano da una realtà ad un'altra totalmente diversa. Togliergli anche l'affetto della mamma sarebbe crudeltà. Per cui se qualche famiglia è disposta, perché ha degli spazi, ha degli ambienti, ha un appartamento, ha degli spazi e vuole accogliere, vuole fare del bene, deve accogliere mamma e figli. Anche tra questi che stanno qui ora nella parrocchia? No, questi resteranno qui. Sì, ce ne sono tanti. Basta soltanto, cioè, se io, ecco, il comitato a cui noi facciamo parte, ci si può rivolgere. C'è un numero di telefono, c'è un'email su quale, una scheda da compilare, e nel giro di qualche giorno, se la famiglia è disponibile, noi possiamo far arrivare una mamma con un figlio, dipende dai posti letto. Non è difficile, bisogna soltanto organizzarsi e bisogna volerlo. Chiudiamo con un appello allora, don Vincenzo. Allora, già abbiamo detto di che cosa c'è bisogno per questi nostri amici profughi ucraini. Cosa si sente di dire per i nostri spettatori? Che volendo, ripeto, a Lucera si è formato nel giro di qualche giorno questo comitato, organizzato molto bene. Ci si può rivolgere al comitato e anche online si può compilare una scheda, o si può anche dire al comitato: io sono disponibile ad offrire, non so, ho dei vestiti, ho del cibo, posso offrire queste cose. E il comitato nel giro di qualche ora vi risponderà e ci si mette in contatto. Come si chiama il comitato? Comitato Accoglienza Pro Ucraini. Grazie. E poi grazie, ci aggiorniamo in base alle esigenze che poi questi amici avranno bisogno, insomma, ogni volta che c'è qualche cosa di cui se ha bisogno voi potete comunicarlo, e quindi noi, poi la cittadinanza si attiverà, è vero? Certamente. Ok, benissimo. Grazie. Studio9tv.com.